Ragazzi, allora, per questa ricetta ci servono davvero davvero pochissimi ingredienti. Io vi consiglio la farina d'avena perché a me piace tantissimo fare pancake con la farina d'avena, ed è anche una farina molto consigliata, come vi dico sempre se mi seguite, però vi ho fatto veramente la testa tanta, soprattutto se vi allenate, perché ha un basso indice glicemico. E comunque, se siete allergici al glutine, potete utilizzare la farina di riso, vengono buonissimi, e anche io vi feci un video come pancake con la farina di riso, potete andare a vederlo, oppure la farina integrale, insomma qualsiasi farina volete voi, va bene. Io semplicemente verso tutti gli ingredienti, una cosa semplicissima che potete preparare anche tutte le mattine, oppure potete anche preparare questi pancake e magari li conservate, ne fate di più e li conservate per 2-3 giorni, si conservano tranquillamente. Il pancake fatto così è veramente ottimo se vi allenate, sia la mattina che a merenda, sia a colazione che a merenda, perché veramente contiene carboidrati buoni, le proteine, tutto, quindi è top. Poi ci metto gli albumi. Io metto gli albumi, questi qua sono quelli dei brick, che per praticità, scusate, il frastuono, io metto in questo contenitore una volta che apro. Comunque potete anche utilizzare gli albumi delle uova, considerate che ogni albume pesa circa 30 grammi, quindi fatevi la conversione. Io metto 120 grammi di albume, va bene, ve la faccio io la conversione, che già state là a dire che palle. Quindi 120 grammi di albume, che saranno un 4 albumi più o meno. Ma come brava Carlitta, se lo merita un like. Dopo di questo ci aggiungo lo yogurt. Allora, io metto lo yogurt greco perché sapete che a me questo piace tantissimo. Potete utilizzare anche lo yogurt bianco normale magro e tranquillamente. Questo qua è più proteico però, quindi vi consiglio questo. Vedete tutti gli ingredienti, è semplicissimo, dovete soltanto buttarli dentro ed è quasi fatto. Poi ci metto anche la farina di cocco, perché ho notato quando metto la farina di cocco, oltre al fatto che vengono più buoni, hanno anche una consistenza più soffice, ne basta pochissima, tipo un cucchiaio e mezzo di farina più o meno di cocco. Provate, perché dà veramente una consistenza più soffice al pancake. È praticamente il cocco essiccato, quello che si usa per fare i dolci, vedete questo qua? Buonissimo, è profumato. Ragazzi, già abbiamo quasi finito, adesso vado a mescolare tutto con una frusta. Così deve venire una consistenza abbastanza densa, ma non troppo. Ecco, questa è la consistenza giusta. L'ultima cosa che faccio, ci vado ad aggiungere il bicarbonato come agente lievitante. Non utilizzo il lievito, ma utilizzo il bicarbonato, che non gonfia la pancia. Comunque, se volete potete anche mettere il lievito, e ne metto un mezzo cucchiaino più o meno, una puntina, e sopra, solito metodo, solito metodo che vi ho fatto vedere in tanti altri video di pancake, spruzzatina di succo di limone, e fa le bollicine, vedete? Fa tutte le bollicine, quindi vuol dire che si è attivato, e basta. Adesso possiamo cuocerlo. L'ultimissima cosa che faccio è aggiungere un po' di questo qua, che è praticamente frutta frullata pura, lo compro al supermercato, per dare un sapore più buono e per dolcificarlo. Comunque, se non avete questo, potreste mettere anche una puntina di miele oppure un po' di truvia, ecco, questo qua però a me piace molto, oppure anche un pezzettino di frutta, un pezzetto di banana schiacciata, insomma la stessa cosa, che questo è come se fosse frutta, vi ho detto, frullato di frutta, quindi io metto tipo più o meno un cucchiaio, ecco, così per dargli un sapore più dolce e buono. Piccolo segreto vi ho svelato. Ecco qua, e adesso siamo proprio pronti per cuocerlo. Ragazzi, mentre aspetto che si cuoce il pancake, vado a preparare la mia cremina al cacao, di cui vi ho fatto il video sempre su questo canale, quindi andatelo a vedere. È proprio pochi giorni fa, qualche settimana fa l'ho caricata, quindi è quella cremina là che utilizzo sempre sui pancake, sullo yogurt, dappertutto. Ragazze, cremina al cacao fatta, guardate che bella consistenza che ha la mia cremina al cacao, già la conoscete se avete visto il video, è top veramente, però piccolo tocco porcelloso, per renderlo più porcelloso ci vado ad aggiungere un pochino di questo qua, questo è una cosa favolosa ragazze, burro d'arachidi al cioccolato, è una cosa senza zucchero ovviamente, ed è buonissimo, però è super porcelloso, quindi va dosato con parsimonia, guardate, madonna, sapore, sembra tipo la nut, però è burro d'arachidi al cioccolato, l'ho comprato proprio ultimamente, è già finito, quindi fa capire com'è buono, e lo diedi pure a Nancy, infatti ve lo vedeste nel suo video, sul suo canale,
E buonissimo, ne metto un po' qua dentro. Mettendolo qua dentro praticamente la cremina diventa ancora più porcellosa, cioè sembra proprio la Nutella praticamente. Madò, è troppo buona. Solo per veri food porn intenditori, leccare con la lingua tutto questo. Importantissima ragazze, utilizzo un padellino di diametro piccolo, vedete è un po' alto, così viene bello soffice e alto. Ci metto un po' di olio e poi ci passo il tovagliolo, cioè solo per ungerlo, così, ecco qua. Altra cosa importante ragazzi, coprite con un coperchio, abbassate la fiamma, così cresce e viene bello sofficioso e mi raccomando fate cadere il vostro impasto sul fornello. Yeah! Ragazze, guardate che meraviglia, la sofficiosità, dovete vedere, è super sofficissimo e buonissimo. Sopra ci ho versato tutta la cremina al cacao. Ecco, finale ci ho aggiunto anche un po' di questo che mi era avanzato per renderlo più dolce ed è buonissimo, vi giuro, è top, provatelo. È tutto ragazze, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciatemi un bel like, io vi mando un bacio grande, yummy!